Anche quest'anno siamo qui per fare i consueti auguri di buon Natale e di buon anno a tutti coloro i quali seguono la Web TV della provincia di Napoli. La Web TV della provincia di Napoli, che dall'anno prossimo potrebbe diventare la Web TV della città metropolitana di Napoli, uno strumento di raccordo e di collegamento con le comunità che ci consente di poter dare ampia pubblicità, quelle che sono le iniziative che vengono anche svolte sul territorio, soprattutto di dare un canale di informazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Questo è anche un anno particolare perché la crisi economica che da anni attanaglia il nostro territorio, quest'anno si è manifestata in maniera ancora più cruenta, più violenta. Quest'anno sono moltissime le famiglie che purtroppo in un periodo come questo sono costrette a dover registrare la perdita del posto di lavoro da parte di qualche loro congiunto. Ed è principalmente a loro che secondo me quest'anno dobbiamo rivolgere il nostro pensiero. A loro, chi ha perso un lavoro, chi è precario, chi non ha certezza sul futuro, chi è disoccupato ed il lavoro non l'ha mai avuto. A tutte quelle famiglie in difficoltà, anche di pensionati, che veramente con questa crisi stanno cercando di superare momenti veramente drammatici e veramente difficili. Forse la politica non è riuscita a dare le risposte che tutti si aspettavano, ma io sono fiducioso che nel 2014 queste risposte possano arrivare. Almeno me lo auguro, lo spero. Perché noi abbiamo un popolo che veramente non ce la fa più. Io credo che proprio in questo momento, per pensare a chi è un po' più indietro, sia necessario ricordare una frase che a me piace tantissimo, una frase di Vincenzo Muccioli, il quale diceva sempre che la solidarietà si pratica e non si predica. Ed è proprio secondo questa regola del silenzio, che spero moltissimi dei cittadini che hanno qualcosa in più in qualche modo possano pensare a sostenere chi invece è più dietro. Io credo che ci sia la necessità di rimettere in moto l'economia del nostro territorio, perché solo rimettendo in moto l'economia del nostro territorio si può sperare di creare quell'occupazione vera che possa distribuire meglio la ricchezza e quindi avere la possibilità che Natali come questi ce ne siano sempre di più e che possano rimanere sempre più un lontano ricordo. Quindi con questo auspicio auguro a voi e a tutte le vostre famiglie un sereno Natale e un buon 2014.